Radio Radicale, siamo con Loredana De Petris di Sinistra Italiana per parlare di quello che è accaduto sul decreto elezioni. Allora, come riassumerebbe quello che è accaduto all'ufficio di presidenza tra ieri e oggi con la proclamazione errata del voto finale su questo decreto? No, il problema non è stata una proclamazione errata, perché l'ufficio di presidenza ovviamente il sistema dà i numeri e con l'appello. L'errore è stato un errore, tra l'altro vi sono volate accuse grosse, cioè Gasparri addirittura ha parlato di imbroglio istituzionale, non si riesce a capire se la maggioranza si fa gli imbrogli contro se stessa, ma insomma diciamo questo. Veramente paradossale. No, è accaduto che il sistema informatico praticamente non ha registrato il fatto che due senatori che erano stati messi in congedo invece avevano partecipato al voto e quindi devono essere tolti dal congedo. Questo semplicemente che vuol dire? Vuol dire che il numero legale quindi era più alto, insomma. Ovviamente noi la giornata di ieri è stata una giornata molto complicata e difficile perché le opposizioni hanno abbandonato l'aula quindi per far mancare il numero legale, ma io vorrei ricordare che questo decreto è arrivato all'ultimo minuto al Senato per l'ostruzionismo di Fratelli d'Italia alla Camera e quindi praticamente il Senato non ha avuto modo di poter votare gli emendamenti, di poterli esaminare e perché anche molti senatori, anche di maggioranza, io stessa avremmo voluto avere la possibilità di poterlo modificare questo decreto, ma questo non è accaduto e qui però ci sono delle responsabilità precise, per cui non si può fare ostruzionismo alla Camera, poi venire qui e lamentarsi del fatto, sempre da parte degli stessi, che si deve per non farlo decadere e votare all'ultimo minuto e fare la fiducia. È evidente che poi noi ci troviamo tutti in una situazione di difficoltà perché noi continuiamo a votare con un sistema misto, per cui l'aula vota col sistema tradizionale e poi nelle tribune si vota con gli iPad e quindi è evidente che causa pandemia non siamo tornati certamente ancora alla normalità perché bisogna mantenere le distanze e quindi ci sono problemi, diciamo, a stare tutti nella stessa aula. Queste difficoltà sono chiare a tutti. E esigono un'assunzione di responsabilità da parte di tutti e invece si è accusata la Presidenza approfittando del fatto che in quel momento di turno c'era la Vicepresidente Taverna, quindi sono state dette cose molto gravi Che tra l'altro ha accusato anche la Russa. perché oltretutto sono gli altri vicepresidenti, due vicepresidenti di turno ieri sono andati via, quindi cioè voglio Avevano altri dire. impegni. Cioè, ecco, c'è stata una conduzione, a mio avviso, diciamo, molto tentativo da parte di alcuni dell'opposizione, non tutti, ma insomma, diciamo, di fare delle operazioni strumentali. Poi l'opposizione, per carità, ovviamente ha gli strumenti per fare l'ostruzionismo ed è giusto e legittimo, far mancare il numero legale, però poi non può, diciamo, addirittura, accusare la maggioranza della responsabilità di una proclamazione che è automatica, perché quando arriva, diciamo, il Certo. risultato dal sistema, quello è il numero, diciamo, legale previsto, è fissato di volta in volta in ogni seduta all'inizio dal sistema informatico. Senta, 158 voti, come ha trovato il risultato finale che non è 161? Stanotte abbiamo dovuto far tornare le persone, insomma, e stamattina anche alcuni sono arrivati partendo alle 4 di mattina in macchina. Vorrei ricordare che noi abbiamo ancora difficoltà di trasporti, non ci sono treni, aerei, diciamo, sono ancora molto limitati. Molte persone che ieri erano andate via, alcuni sono riusciti a scendere dal treno e a fermarsi lì dove erano arrivati, a Firenze e a Bologna. Invece le E opposizioni sono andate via. altri. L'opposizione è andata via da ieri, insomma, quindi, ma noi abbiamo dovuto con fatica. Quindi 158, se, tenendo conto del fatto che poi vi erano tre voti che vorrei ricordare che oggi non si sono espressi perché vi era una difficoltà proprio sul decreto, Certo. su molti senatori che sono contrari all'abbinamento del referendum, ma che sono di Certo. maggioranza. Calderoli è stato bravo, cioè dal suo punto di vista.
insomma, ha sfruttato bene una. Ma anche lì, ma anche sulla ricostruzione di ieri ci sarebbe molto da dire, perché io anche ho alzato la mano per chiedere la parola e non mi è stata data e si è proceduto subito a indire la Cioè, non gliel'ha votazione. data la taverna? La Sì, no, non me l'ha data la Casellati. Quello Casellati, che è ok. successo ieri mattina presiedeva la Casellati, quando è stato chiesto in un passaggio agli articoli. Si è proceduto a aprire subito la votazione quando stavamo, io ero in aula, non eravamo molti, ma io c'ero, Errani c'era, Taricco c'era, insomma abbiamo alzato la mano per poter parlare e chiedere anche un richiamo al regolamento, che in quel momento, quando si richiama al regolamento, anche le votazioni devono essere sospese, perché è così, e invece questo non è accaduto. Quindi la confusione, diciamo, è iniziata da ieri mattina. Sì. Ultima cosa, adesso io non voglio entrare sul decreto elezioni, ma visto che lei è romana, le volevo chiedere se lei quella cosa sul quarto municipio di Roma l'avrebbe cambiata nel decreto elezioni. Come sa, lì è entrata in carica come commissario del municipio il presidente sfiduciato, che è stato messo come commissario per gli ultimi 9 mesi. Allora, è stato scorretto il comportamento della Raggi e andava, diciamo, certificata questa cosa Sì, però la questione dei municipi non può entrare nel decreto, perché non, si chiamano municipi ma non sono comuni. Cioè Sì. sono e le regole, diciamo, dei municipi sono, ahimè, diciamo, decise attraverso lo statuto. È scorretto dal punto di vista istituzionale che una persona appena sfiduciata, che non si sia mai verificato, possa poi essere nominata commissario. L'unica cosa che si poteva fare nel decreto, se poteva modificarlo, è magari provare a inserire una norma che lo vietasse, ma era fino a un certo punto, perché le regole sui municipi sono stabilite dagli statuti comunali. Bene, grazie a Loredana De Petris di Sinistra Italiana, grazie.